Mentre dal Molise si scaldano, perché poi andremo a Campobasso e parleremo di Media Education, ringrazio e saluto Paolo Iavichino, Creative Director, insomma un nome di fama internazionale, che dovrebbe essere collegato con noi. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno, spero che mi sentiate. Sì, ti sentiamo, ti ringraziamo molto di questo intervento. Io ti prego di stare nei tempi perché siamo veramente lunghissimi, però è molto interessante il tuo apporto perché quando si parla di creatività, di contenuti, è molto importante anche per una pubblica amministrazione. Quindi, quale suggerimento puoi darci in questo senso? Ma guarda, l'intervento potrebbe durare pochissimo, perché tra la creatività e la pubblica amministrazione non corre un buonissimo sangue. Spero di non dire nulla di sconveniente e di non risultare inospitale. Ma quando si parla di pubblica amministrazione e comunicazione, è chiaro che la leva deve, almeno fino a qui, perché poi invece all'estero non è così. Ma in Italia ci si ferma a una grande ricchezza di contenuti, a una grande capacità di sviluppare contenuti. La pandemia, questa cosa l'ha resa particolarmente conclamata, ma la creatività è un'altra cosa, cioè oltre al contenuto, quel registro di comunicazione che si chiama creatività pubblicitaria, creatività in senso appunto lato, la pubblica amministrazione non sembra praticarlo con grande confidenza. Non voglio certo rimarcare qui gli infelici video che alcune regioni hanno messo in circolazione con pochissima attenzione al contesto e alle sensibilità esterne. Non voglio ricordare qui l'infelice episodio del logo della Reggia di Caserta che è capitato proprio durante la pandemia e che è stato ritirato dopo qualche settimana. Ripeto, non è essere maleducato, ma è guardare in faccia una relazione, quella tra creatività e pubblica amministrazione, che la cui scintilla non è ancora scattata. Mi dispiace dirlo, basterebbe pochissimo, credo, per fare in modo che la comunicazione delle PA fosse tanto così più creativa. Questo fino ad oggi non ci ha riguardato, non vedo perché dovrebbe riguardarci nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, visto che comunque le pubbliche amministrazioni che fanno bene il lavoro di comunicazione lo fanno anche senza essere creative, puntando sui contenuti con grande spessore, grande rilevanza e grande rilevanza alle cose che vanno dette nel momento in cui vanno dette. La creatività è veramente un altro sport e io spero che qualcuno all'interno della pubblica amministrazione cominci a praticarlo. Abbiamo dei buonissimi allenatori nel nostro paese, ci sono dei bravissimi creativi, delle ottime agenzie, associazioni di categoria che non vedono l'ora di mettersi al servizio della pubblica amministrazione con le opportune regole di ingaggio e speriamo che questo accada. Grazie Paolo, grazie davvero del tuo intervento e noi insomma nel nostro lavoro quotidiano come PA Social stiamo cercando di lavorare anche e soprattutto sulla qualità e sui contenuti. Quindi ti ringrazio. La giornata di oggi è un esempio della straordinarietà di questo sforzo, quindi nulla toglie allo spessore, alla qualità dei contenuti. Se si parla di creatività, andiamo dentro un altro territorio e lì siamo un po' più scoperti. Grazie, grazie davvero e facciamo tesoro ovviamente dei tuoi suggerimenti e ci risentiremo presto perché questa è una parte molto importante anche del nostro lavoro. Buonissimo Grazie. lavoro, grazie. Grazie, grazie a Paolo Iavichino e andiamo velocemente in Molise, a Campobasso, dove il tema è la didattica online, la media education, quindi un tema molto molto attuale. Io ringrazio e saluto Eliana Marinelli che è coordinatrice regionale di PA Social Molise e ringrazio anche la Camera di Commercio del Molise che è partner appunto per l'attività dedicata al Molise. Vai Eriana, grazie. Grazie Francesco, buongiorno a tutti. Lo diceva per l'appunto anche il Presidente, quando qualche mese fa abbiamo scelto questa tematica non sapevamo che sarebbe stata una delle tematiche più attuali e se vogliamo anche un po' scottante di questo periodo di emergenza. È probabilmente un po' presto per fare bilanci positivi o negativi che siano e soprattutto stiamo vedendo che in questi giorni
tantissimi spunti di riflessione si stanno affacciando per il proseguo delle attività didattiche nel futuro, bilanciando un po', se vogliamo, e il recupero della socialità che è indispensabile da parte degli studenti e allo stesso modo potenziando ancora di più la didattica a distanza. Come avevo già detto, la scuola è uno di quegli esempi per cui questa emergenza ci ha permesso di fare un notevole passo avanti, quindi è vero che siamo probabilmente stati forzati, ma è altrettanto vero che c'è una rivoluzione effettivamente in atto. Quindi, tralasciando i bilanci ad un periodo futuro, quello che vogliamo fare in questo spazio è soprattutto raccontare le storie delle persone che sono dietro tutte le istituzioni coinvolte, che sono state coinvolte attivamente e anche proattivamente, e quindi vogliamo raccontare le storie degli uomini e delle donne che questa rivoluzione la stanno facendo. In questo primo pezzetto darò la parola a due colleghi molisani, Giuseppe Lanese, che è capo ufficio stampa e comunicazione dell'ufficio scolastico regionale del Molise, che ha partecipato in questo periodo alla didattica online anche come membro docente della task force del Ministero dell'Istruzione e della Protezione Civile, che quindi ha supportato un po' tutte le scuole proprio in questa fase di prima applicazione della didattica a distanza e della media education. Alla fine dell'intervento di Giuseppe passeremo poi la parola al collega Marco Fusco, che docente presso un istituto omnicomprensivo di una città, Venafro, che è stata zona rossa per il Molise, ci racconterà nello specifico qual è stata proprio la sua esperienza con gli studenti. Do quindi la parola a Giuseppe per il suo racconto, grazie. Grazie, grazie a te Eliana per questa presentazione, grazie a Pia Social per questa bella opportunità di confrontarci su temi di stretta attualità che riguardano le vite di tutti noi. È stato detto in più di un'occasione che il mondo della scuola e dell'istruzione più in generale ha dimostrato grande resilienza in questo difficile periodo e con tutte le difficoltà del caso ha combattuto, ha lottato, ha resistito e non si è mai arreso alle difficoltà. Abbiamo ulteriormente imparato, anche se questo dentro di noi dovrebbe essere un elemento acquisito, acclarato, quanto la scuola serva al paese e quanto non se ne possa fare a meno. Secondo un recente sondaggio Ipsos, il settore dell'istruzione nazionale, quindi dalla scuola dell'infanzia fino all'università, è ai vertici della scala di gradimento per gli italiani con un punteggio di 59 e supera anche addirittura il punteggio delle associazioni no profit che si fermano a 49, quindi questo ci fa capire quanto la scuola conti per la nostra società e per gli italiani. Un altro termine che sicuramente in questo momento andrà ricordato, soprattutto nel periodo di lockdown, è flessibilità. La nostra comunità scolastica infatti si è reinventata nel giro di pochissimo tempo, riuscendo a passare poi ad una didattica dal 100% in presenza al 100% a distanza. Io direi con buoni risultati. Vorrei sottolineare in particolare la mia esperienza personale, essendo impegnato ormai da fine febbraio in attività di monitoraggio e formazione proprio su questi temi delle scuole. Certo, ci sono state e ci sono molte criticità, la connettività, gli strumenti a disposizione, la distanza dai docenti che sicuramente ha influito rispetto al rapporto fisico per quanto riguarda la presenza con gli alunni. I problemi, non li dimentichiamo, legati all'integrazione dei soggetti più deboli, sia dal punto di vista fisico, psicologico che sociale. I limiti, chiaramente, obiettivi anche rispetto all'insegnamento dei più piccoli. Molto meglio invece la DAD, dobbiamo dirlo, ha fatto riguardo alla formazione a distanza in ambito universitario, ma anche rispetto al tema della formazione dei docenti, con centinaia di corsi che sono stati erogati nell'ultimo periodo, in questo periodo di lockdown. Recentemente proprio il ministro Manfredi dell'università ci ha anche fornito dei dati interessanti, infatti ha detto che in meno di un mese circa il 95% dell'offerta didattica
è stata portata in rete con il 90% degli studenti a seguire i corsi e probabilmente in futuro l'e-learning e la DAD saranno sempre più usati dagli Atenei con la possibilità però chiaramente di integrare la didattica a distanza con quella in presenza. Senza la DAD dunque la scuola si sarebbe fermata e questo per fortuna non è accaduto grazie all'impegno dei dirigenti scolastici, dei docenti, ricordiamolo anche con orari prolungati e anche con decine di corsi di formazione effettuati nell'ultimo periodo, ma bisogna ringraziare anche il personale della scuola, il Ministero dell'Istruzione guidato dal Ministro Lucia Azzolina che ha investito tempo e risorse e poi chiaramente gli uffici scolastici regionali, stiamo parlando di una grande rete nazionale al servizio del territorio, ma non dimentichiamo anche l'apporto fondamentale delle famiglie che mai come in questo momento sono state vicino al mondo della scuola. La scuola insomma si è dimostrata una grande comunità che è poi quello che è. Secondo un altro sondaggio, un sondaggio civico promosso da Cittadinanza Attiva, il 92% delle scuole ha attivato in questo periodo la didattica a distanza e il 60% dei docenti si è dimostrato soddisfatto di questi cambiamenti in tema lavorativi. Va un sondaggio che andrà anche approfondito, siamo chiaramente solo all'inizio, come diceva anche Eliana in apertura. Chiaramente su questa soddisfazione probabilmente è inciso anche il discorso dello smart working, con la possibilità ad esempio di evitare la presenza in consigli di classe e collegi dei docenti, sfruttando la possibilità del collegamento da remoto. Sicuramente resterà in termini di didattica a distanza un grande balzo in avanti nell'uso delle tecnologie e nelle dotazioni a disposizione di scuole e famiglie. Sicuramente resteranno le nuove competenze acquisite da docenti e studenti. Personalmente credo che la DAD potrà essere utile anche in futuro. Si parla di una scuola sempre più immersiva grazie alle nuove tecnologie. Vedremo che cosa succederà in futuro. La DAD, c'è da dire che però va meglio regolamentata dal punto di vista organizzativo, servono linee guida chiare che diano una direzione unitaria alle scuole e bisogna occuparsi dei problemi legati alla privacy e in termini anche di protezione dei partecipanti. Basta vedere anche gli ultimi attacchi che si sono verificati in tema di cyberbullismo, ce li racconta la cronaca, durante le lezioni anche tramite l'inserimento di hacker. L'Osservatorio Nazionale di Contrasto al Bullismo e Cyberbullismo ha anche fatto una piccola statistica di questi attacchi. Soltanto nel primo mese e mezzo di utilizzo della didattica a distanza si sono registrati ben 145 casi di cyberbullismo verso gli alunni, addirittura 74 casi verso gli insegnanti e 11 casi di revenge porn. Occorre dunque insegnare ai nostri giovani a usare correttamente la rete e le nuove tecnologie. La media education dovrebbe diventare oggetto di approfondimento nelle nostre aule, dobbiamo quindi rafforzare e promuovere la funzione pedagogica delle varie forme di comunicazione per contrastare fenomeni come il cyberbullismo, ma anche, sottolineiamolo, il linguaggio d'odio che pervade la rete, il cosiddetto hate speech, e poi le fake news. Anzi, ultimamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato proprio di infodemia, cioè di diffusione di una quantità di informazioni enorme proveniente da diverse fonti e non verificabile. E quindi bisognerebbe insegnare ai nostri ragazzi a orientarsi in questo mondo. Non a caso si parla di media education anche nell'azione 14 del Piano Nazionale Scuola Digitale. Chiudo con un'ultima considerazione, voglio farla sempre in tema di rispetto della sicurezza, della privacy, della tutela, dell'infinità di video, foto e materiale culturale che è stato prodotto in questo periodo dalle scuole, nel periodo di lockdown. Questo è il materiale che va protetto. Ci sono tecnologie, ad esempio come la blockchain, che servono proprio a questo, che possono tutelare corsi, lezioni, video artistici e anche molti video musicali prodotti in rete. Ci sono molte scuole che stanno usando già queste tecnologie ed è un ragionamento che fa fatto perché ci sono opere culturali straordinarie che stanno riempendo la rete. A proposito di lavori delle scuole, proprio
su impulso del Ministero dell'Istruzione, gli istituti hanno prodotto lavori bellissimi in rete proprio sul tema della didattica a distanza, che sono stati rilanciati anche a livello nazionale dal Ministero. E proprio di questo vi parlerà adesso il professor Marco Fusco, che lo presento, è docente dell'Istituto Omnicomprensivo Giordano di Venafro in provincia di Isernia, un istituto che è anche scuola polo regionale per il bullismo e il cyberbullismo, ma è anche molto sensibile sui temi del giornalismo e della comunicazione. Ha infatti all'attivo diversi laboratori di comunicazione, anche in collaborazione con l'agenzia di stampa Dire, laboratori coordinati a livello scolastico proprio dal professor Fusco, che è anche un giornalista. Inoltre l'Istituto Omnicomprensivo, e voglio sottolineare anche questo aspetto, di Venafro, è anche scuola partner della rete Pia Social. E dunque vi ringrazio e lascio la parola proprio a Marco Fusco. Grazie a tutti. Sì, come ha detto Giuseppe, le scuole si sono messe in discussione, ma non solo le scuole, ma anche i ragazzi e le famiglie, con la nuova modalità che abbiamo dovuto introdurre dopo la situazione emergenziale che è venuta fuori con tutte le conseguenze che conosciamo. E con i nostri ragazzi ci siamo chiesti cosa possiamo fare in questo momento per raccontarci e per vedere come dare un contributo per superare questo momento. Abbiamo creato una sinergia molto molto efficace a livello territoriale, quindi con prima di tutto l'amministrazione comunale, con l'ufficio scolastico regionale, e abbiamo prodotto un cartoon, vai distanti ma uniti, il cartone animato sulle regole da rispettare per il Covid-19. I nostri due personaggi, Gigi e Licia, a cui hanno dato la voce i nostri ragazzi, attraversavano i luoghi più caratteristici della città, dispensando suggerimenti e regole per uscire da questa dalla pandemia. E senza dimenticare poi la storia, perché hanno ripreso un episodio storico. Nel 1656 Venafro fu colpita dalla pestilenza, ma si risollevò attraverso l'isolamento e le restrittive norme di precauzione. Oggi come allora, unico modo per bloccare l'epidemia. E il cartoon si chiude con un messaggio di speranza: possono separarci una porta, un balcone, una strada, ma niente e nessuno potrà separare i nostri cuori per una nuova stagione di speranza. Ecco, i ragazzi sono diventati più responsabili, cittadini responsabili. Ha fatto piacere sentire, ascoltare la nostra ministra Azzolina nell'annunciare le ordinanze, e dove ha detto fuori dall'ordinanza ha detto fate parlare i ragazzi all'esame di maturità su come hanno vissuto questa esperienza. E quindi ecco, io ringrazio un po' tutti per aver dato questo contributo, soprattutto i ragazzi sono stati protagonisti e hanno dimostrato di essere capaci anche di imprese particolari. E in questa situazione vi possiamo assicurare, noi docenti, diciamo così, che siamo in prima linea, che hanno cacciato fuori qualcosa che avevano dentro e che improvvisamente hanno potuto far attingere da talenti particolari. E tutto questo non può che far dire che la scuola, ancora una volta, è un capisaldo della democrazia, è la scuola che in questo momento rappresenta quella metafora di riscatto che speriamo possiamo da qui a breve raccontare di nuovo e ritornare nelle aule scolastiche con i nostri ragazzi, con la quotidianità, ma senza dimenticare tutto quello che abbiamo in questo momento costruito, perché è un'esperienza che sicuramente porteremo avanti e che ci servirà per il futuro.
perché la scuola si è messa in gioco, ma si è messa in gioco per dimostrare anche che è pronta a nuovi scenari, a nuove conquiste, perché la scuola vale. Perfetto, grazie mille Marco. Prima di salutarci tutti e ringraziare, chiedo quindi alla regia di mandare in onda il contributo con il cartoon realizzato. Ciao, sono Gigi. Ci troviamo sul terrazzo del Castello Pandone e da qui c'è davvero una vista magnifica, anche se adesso è un po' diverso. La città è vuota. I cittadini non percorrono più queste strade antiche che ci fanno rivivere la storia di Benafro. Per il nostro bene non dobbiamo uscire. Chi l'avrebbe mai detto che per salvare il mondo sarebbe bastato restare a casa e non nella natura che circonda la nostra città, attrazione per i turisti e meta del percorso naturalistico. Ora siamo in un periodo buio per la nostra popolazione e anche se affascinanti questi luoghi, non possiamo visitarli con i nostri amici. Da qui, remando nel laghetto, possiamo osservare la Palazzina Liberty, punto di ritrovo dei cittadini per eventi e convegni. Luogo oggi chiuso, come tutti i musei e gli edifici pubblici, per evitare nuovi possibili contagi come nel 1656. Benafro fu colpita dalla pestilenza, ma si risollevò attraverso l'isolamento e le restrittive norme di precauzione. Oggi come allora, unico modo per bloccare l'epidemia. Pensate un po', che murarono persino due archi per mettere in quarantena la città. Siamo giunti all'ultima tappa del nostro percorso, Alice. Da qui ammiriamo tutta Benafro. E speriamo che questa città torni a essere vissuta come prima. Questo sarà possibile solo se le misure di sicurezza saranno rispettate. Lavati spesso le mani. Esci solo in caso di prima necessità. Rispetta le distanze di sicurezza. Possono separarci una porta, un balcone, una strada. Ma niente e nessuno potrà separare i nostri cuori. Eccoci di nuovo live. Io saluto e ringrazio Eliana Marinelli e tutto il coordinamento del Molise. Proseguiremo a brevissimo con Alessandra Migliozzi, che è capo ufficio stampa del Ministero Istruzione, con alcune esperienze di scuole e università. Però do il benvenuto a Dane Marciano, che è il CEO di Affidati S.P.A. Ciao Dane, buongiorno. Perché sei qui? Perché noi, come PS Social e Affidati, abbiamo sottoscritto una partnership che è appena iniziata e che spero insomma porterà importanti frutti, in particolare sul lato dell'utilizzo della blockchain. E facciamo vedere, oggi la presentiamo diciamo così in anteprima, seppur solo con questa immagine che stiamo per far vedere, l'app di PS Social costruita da Affidati con tecnologia blockchain, e siamo contenti tra l'altro di essere la prima associazione dedicata alla comunicazione che si affida alla blockchain per la propria applicazione. Avremo tempo di presentarla meglio e quindi di andare più nei dettagli, però Dane ti chiederei di darci qualche specifica e di spiegare, seppur in tempo rapido, perché come hai visto è una maratona e siamo molto lunghi, perché scegliere la blockchain. Grazie. Beh, intanto ti ringrazio Francesco dell'invito e soprattutto dell'opportunità. State facendo sicuramente un ottimo lavoro ed è un passo importante cominciare a divulgare contenuti tecnologici, soprattutto in un momento come questo dove un po' siamo anche forzati da dover utilizzare appunto determinate tecnologie. Se possiamo tornare sulla la presentazione, andrei direttamente a esplicare quello che è il concept di questo modello. È certamente un'applicazione molto liquida, quindi componibile di vari smart contract, motivo per il quale appunto abbiamo deciso di utilizzare determinati contenuti tecnologici all'interno di questa app è certamente la trasparenza.
cosa che le pubbliche amministrazioni in qualche modo mantengono e devono mantenere. Lato applicativo, abbiamo pensato di coadiuvare tutte le attività dell'applicazione, ad esempio anche con l'opportunità di eseguire dei corsi di formazione, come appunto sentivo in un intervento precedente. Utilizzare la blockchain per la formazione, sì, è esattamente uno degli aspetti che concerne questo tipo di tecnologia. Infatti, come potete vedere, appunto abbiamo un modulo che si chiama appunto formazione e divulgazione, il quale potrà contenere all'interno tutta una serie di campioni di testo che poi porteranno attraverso quindi una serie di quiz che verranno eseguiti dopo, successivamente quindi alla presa visione dei contenuti di testo, a in qualche modo identificare processi di valutazione, quindi effettivamente di contenuti tecnici che vengono in qualche modo riscontrati. Mentre per quanto riguarda un altro degli aspetti con cui questa tecnologia si sposa è legato sicuramente all'interattività, quindi per quanto riguarda la biglietteria, per quanto riguarda l'accesso a delle aree riservate, per quanto riguarda appunto tutta una serie di processi di certificazione, perché no, anche di interazione con la pubblica amministrazione stessa tramite Quad Core e NFC, piuttosto che tutta quella che potrebbe essere la tecnologia di prossimità. Infatti questo processo tecnologico permette in qualche modo di garantire tutte le parti in ambito di trasparenza e di immutabilità. La tecnologia blockchain di fondo è questo che permette a tutte le parti di in qualche modo lavorare all'interno di un circuito dove vige un consenso che viene fatto rispettare dalla matematica di base di questa tecnologia. Infine, abbiamo sempre predisposto all'interno dell'app un'agenda dove potranno essere condivisi gli eventi piuttosto che tutte quelle che sono le iniziative di Via Social, e una sezione invece dove potranno abbonarsi ai servizi offerti piuttosto che a tutte quelle che sono le attività di vostro, diciamo, di vostro escorso. Credo che hai il microfono spento, Francesco. Eccomi, grazie mille a Dean Marciano, e ovviamente ricordo anche che l'app è già sugli store e presto però la presenteremo in modo completo, e quindi ci sarà modo di spiegare ancora meglio quali sono le funzionalità e come diciamo utilizzare al meglio questo tipo di tecnologia che si sta facendo largo anche nella pubblica amministrazione. Io ti ringrazio e saluto tutto il team di Affidati. Grazie, a presto. Francesco, buon lavoro. Andiamo ora da Alessandra Migliozzi, che è capo ufficio stampa del Ministero Istruzione. Stavamo parlando appunto di didattica online e media education, quindi Alessandra, ciao, ti chiederei... Ciao. Di fare, ormai come dico a tutti, in tempi rapidi, però ho reso conto del tantissimo lavoro anche di qualità che ha fatto il Ministero anche attraverso magari nuovi canali in chat e social. Grazie. Voi mi sentite naturalmente? Sentiamo, sì. Ok, perfetto. Sarò brevissima, ho portato 15 slide. No, scherzo Francesco, so che ci sono delle regole rigidissime sulle slide. Dunque, cosa abbiamo fatto in questo periodo? Intanto approfitto di questa parentesi, come cerco di fare ogni volta che facciamo un Pia Social Day, per ringraziare tutti i colleghi, perché c'è un grandissimo lavoro, che poi è anche il valore aggiunto di questa associazione, che sta dietro ciò che fanno i comunicatori. Prima la collega Giulia del Lazio si è quasi commossa mentre raccontava il suo lavoro. Io so quanto costa quel lavoro, perché siamo in tante chat e tra di noi ci confrontiamo sui vari DPCM, sui provvedimenti che escono, e cerchiamo tutti di lavorare con velocità, con trasparenza, con la voglia di raccontare quello che si sta facendo ai cittadini per cercare di aiutarli nel loro quotidiano. E il lavoro degli uffici stampa, in particolare delle amministrazioni locali, è stato preziosissimo in questo periodo, quindi voglio ringraziarli veramente tanto. Io stessa, a volte per riepilogare delle regole di quotidianità, come si va in giro, mascherina sì, mascherina no, ovviamente ho guardato i loro profili, e poi anche quelli, stando nel Lazio, dei colleghi della salute della Regione Lazio. Per quanto ci riguarda come Ministero, in questi anni abbiamo provato a fare un lavoro anche, diciamo, in parallelo a quello dell'associazione, per aumentare la quantità di informazioni da passare attraverso le piattaforme di condivisione digitale, quindi attraverso i social.
per fortuna, diciamo, avevamo fatto questo lavoro negli anni scorsi, ci ha aiutato ad essere quanto più veloci possibile a raccontare un pochino anche noi i contenuti dei DPCM che riguardavano la scuola, ma anche a provare a condividere un po', diciamo, quell'onda che è nata sulla scorta del Covid. Purtroppo, per fortuna, c'è quella didattica a distanza a cui siamo stati un po' costretti, che ovviamente non è la soluzione di tutti i mali, non è la sostituzione della didattica in presenza e non lo sarà mai, però ci ha un po' aiutato a traghettare gli studenti verso la fine dell'anno scolastico, e di questo va sempre ringraziato il personale della scuola e anche, credo, il lavoro di tanta gente che qui al Ministero, non parlo dell'ufficio stampa, ma parlo di tutti i tecnici che quotidianamente si sono spesi per cercare di capire come fare di fronte a una pandemia evidentemente imprevista e imprevedibile. Quindi appunto anche a loro va il ringraziamento. Cosa abbiamo fatto? Ripeto, noi abbiamo cercato di creare intanto degli spazi precisi dove trovare le informazioni, quindi un sito dedicato dove mettere tutto, atti, norme, notizie che spiegano un po' quegli atti e quindi che li sintetizzano, le domande più frequenti, le risposte più frequenti, non solo, ovviamente una parte dedicata proprio alla didattica a distanza, dove il Ministero ha messo a disposizione piattaforme, contenuti, una grossa partnership è stata fatta con la RAI ed è un prodotto bellissimo di cui siamo profondamente orgogliosi, perché ne sono nate vere e proprie trasmissioni, quindi il Covid ha rappresentato anche un po' un volano per rilanciare il rapporto tra Ministero e RAI che forse si era un po' addormentato negli anni. Quindi abbiamo cercato di trasformare, come hanno fatto tanti, un pochettino questa emergenza in opportunità, cercando di migliorarci. È stato tutto perfetto? Evidentemente no, come probabilmente non poteva essere. C'è ovviamente tensione, anche un po' di polemica sulla non riapertura delle scuole in questa fase, ma ovviamente poi le scuole riapriranno a settembre, bisognerà essere pronti. Sono certa che sarà una scuola diversa e anche migliore. Nel frattempo la scuola ha fatto un grosso sacrificio che in qualche modo ha consentito, come ha detto giustamente la ministra Azzolina, di anche salvare tante vite, perché nella scuola ci sono più di 8 milioni di studenti, ci sono 1 milione di dipendenti, quindi insomma una quantità di gente che si sposta non è indifferente. L'esame di maturità sarà un po' una prima prova di rientro in qualche modo, e quindi per rivedersi, per incontrarsi e per far ripartire la scuola intesa come didattica, come comunità a tutti gli effetti. Nel frattempo noi proveremo ad avvicinarci a quella scadenza continuando a comunicare sia i contenuti delle ordinanze che vanno, come dire, sempre spiegati, e l'abbiamo già un po' fatto, e i contenuti sulla maturità sono tra quelli più seguiti come ogni anno, e poi appunto anche un po' quali sono i progetti per la ripartenza. Fra l'altro fra pochi giorni saranno lanciati dei podcast dedicati proprio ai maturandi, e quindi se riusciamo molto probabilmente rapidamente avremo uno spazio su Spotify dove i ragazzi potranno semplicemente, grazie a partnership importanti con Radio 3, con la Treccani, scaricare dei contenuti da ascoltare in vista del loro esame orale. Quindi l'impegno è sempre tanto, la riuscita a volte non è perfetta, però davvero credo che la PA si sia rimessa molto in pista in questi anni, che lo abbia fatto grazie in parte all'inizio al volontarismo di molti, poi diciamo grazie anche alle spinte di associazioni come PA Social, ci siamo coordinati, abbiamo condiviso, il tutto è diventato uno stimolo fortissimo, e gli ultimi risultati, quelli che ci porteranno verso una legge 151 al più presto, spero, sono la dimostrazione che questo lavoro serviva. Quindi la comunicazione da bella addormentata, diciamo, degli anni passati, in cui non è che non si comunicava, però era sempre un po' in coda al processo delle policy, quindi prima si fa tutto il resto, poi mandiamo qualcosa ai comunicatori, ora credo che sia in realtà protagonista dei processi di innovazione e dovrà esserlo sempre di più. Grazie, grazie mille Alessandra Migliozzi anche per la velocità. Noi ti salutiamo, ma stai collegata perché facciamo vedere alcuni video proprio di cosa è successo nelle scuole, ma anche nelle università. Manderei il video di Amanda Ferrario, che è dirigente scolastico dell'ITE di Busto Arsizio, per la loro esperienza. Buongiorno a tutti carissimi amici della Pubblica Amministrazione Social. Sono davvero contenta di creare questo contributo video per noi tutti, per questa bellissima comunità che sta nascendo. Allora, da preside di un istituto tecnico economico in provincia di Varese, ho lavorato moltissimo in questi giorni di lockdown per superare tutti quegli ostacoli che in qualche modo la didattica a distanza ci aveva imposto. Quindi abbiamo messo in campo tantissime iniziative. La nostra didattica a distanza si è configurata da subito una didattica integrativa, una didattica
didattica che non ha riportato gli stessi modelli della didattica in presenza, ma ha sviluppato moltissimi altri canali e moltissime piattaforme. I nostri studenti si sono cimentati anche con la scoperta, per esempio, della gamification, e abbiamo lavorato su un gioco meraviglioso che si chiama Digital Scape. Potete andare a vederlo, stiamo premiando proprio in questi giorni le squadre vincitrici. Ma abbiamo anche lavorato sulla didattica della vicinanza. Il termine didattica a distanza a me non piace, non mi è piaciuto fin dall'inizio. Abbiamo sempre fatto il nostro lavoro, e cioè didattica, attraverso gli strumenti diversi che il lockdown ci ha messo a disposizione. Ad esempio una web radio che va in onda il martedì e il venerdì sera e che ha un po' la vocazione di unire tutta la bellezza di una didattica alternativa, parliamo di musica, parliamo di arte, parliamo di film, parliamo di letteratura, al raggiungimento della nostra piccola e grande comunità. Una comunità che non è fatta solo da studenti, ma anche da genitori, ma anche di amici, da simpatizzanti e da tutta la cittadinanza. La comunicazione non è residuale. Comunicare bene significa arrivare a tutti, e comunicare in modo empatico significa anche raggiungere attraverso canali diversi tutte le persone che possono stare in contatto tra di loro. Questi 3 mesi ci hanno insegnato veramente ad andare oltre, a gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo e vedere modelli diversi, sia di lavoro, lo smart working per esempio, sia di didattica, integrare modelli che erano presenti a modelli che nemmeno avevamo immaginato, ma soprattutto ci ha insegnato che comunicare e rimanere in contatto significa poter attivare delle sinergie che credo possano cominciare in questi giorni e poi proseguire nel futuro. Sono veramente contenta di essere qui con tutti gli amici di Pubblica Amministrazione Social. Iniziamo un percorso che ci porterà lontano. Ciao a tutti. Eccoci di nuovo live, andiamo ora invece a vedere un'altra esperienza di scuola con Simona Michelon, che è docente dell'Istituto Superiore dell'Acqua di Legnano. Buongiorno a tutti, sono Simona Michelon e sono un'insegnante di una scuola superiore della provincia di Milano, l'Istituto Carlo dell'Acqua di Legnano, e sono un animatore digitale. E ringrazio Francesco e Pia Social che mi hanno chiesto di condividere la mia esperienza, soprattutto direi di animatore digitale, l'esperienza vissuta grazie a causa di questa emergenza. Allora, io tento di raccontarvela in 3 flash. Innanzitutto abbiamo il focus, il modo con cui abbiamo guardato questa emergenza è stato proprio questo, cercando appunto di cogliere l'opportunità che poteva nascere per la nostra scuola da questa emergenza, nella fatica, ma opportunità. E quindi ci siamo detti, spingiamoci all'innovazione, quindi a un cambiamento, coinvolgendo tutti gli stakeholders della nostra scuola interna e esterna e condividendo il più possibile, nel breve periodo, ogni giorno, per crescere velocemente. Allora, innovazione. Innovazione quindi per il breve periodo, perché ne avevamo bisogno, ma pensata per essere duratura, quindi innovazione per il breve periodo, ma duratura nel tempo. Ci lascerà tantissimo quello che abbiamo imparato nell'uso del digitale, che è stato il primo step, quindi dello strumento, nel cambio della didattica, della programmazione. È diverso, molto diverso fare didattica in presenza, didattica a distanza. E adesso organizzativo, quindi di sistema. Engagement di chi? Ovviamente di tutto il corpo docente, degli studenti, anche attraverso un progetto loro dedicato, e tutti gli attori del territorio che stavano vivendo vicino a noi, accanto a noi, la stessa emergenza, le stesse difficoltà. Penso alle imprese che ci hanno raccontato come si stavano muovendo e ci hanno dato tante idee per poter ripensare la nostra didattica a distanza, un po' come stavano facendo loro. Infine, condivisione direi giornaliera con i colleghi, di buone pratiche, di criticità, di possibilità, ma non solo con i propri colleghi, ma con i colleghi che frequentano, come frequento io per esempio le reti social, Facebook e gruppi. Quindi ringrazio tutte le domande dei colleghi che non sono miei colleghi d'istituto, ma tutte le domande poste, le criticità, le opportunità che sono girate. Abbiamo imparato tantissimo, proprio perché questa condivisione è stata molto positiva. Ecco, chiudo ovviamente ringraziando Pia Social di questa possibilità. Io mi chiamo Simona Michelon e sono stata veramente contenta di poter condividere con voi questa esperienza, veramente importante per la mia professione e per il futuro nostro e dei nostri studenti. A presto! Eccoci ancora live e chiudiamo la parte sulla didattica online e la media education con l'ultimo contributo video di Monia Alessandrini, che è dell'ufficio web dell'Università di Teramo.
Prego. Buongiorno, io mi chiamo Monia Alessandrini e lavoro all'Università di Teramo, all'ufficio web. Sono molto contenta di essere con voi oggi, lo dico anche al nome del mio Ateneo, che è stata una delle prime università ad entrare in PA Social. Vi racconto brevemente quello che è successo per noi in questi ultimi due mesi. Abbiamo trasferito completamente la nostra didattica online, così come gli esami e le tesi di laurea. Abbiamo attivato i servizi particolari, sempre online in questo momento storico, come il counseling psicologico e le biblioteche a distanza. Da pochi giorni invece è partito un progetto per le future matricole, è una grande piattaforma online che si chiama Open Unite, che permetterà a tutti quelli che vorranno iscriversi al nostro Ateneo di vedere un insieme di video su YouTube con le presentazioni dei corsi, delle dirette Facebook che andranno avanti per tutta l'estate e uno speciale sportello di orientamento che permetterà di prenotare una videochiamata con i nostri docenti e i nostri delegati all'orientamento proprio per avere una consulenza individuale in questo momento in cui non è possibile venirci a trovare. Oltre a questo, per cercare di rompere le distanze e di tenerci più stretti possibili, abbiamo creato anche un piccolo format su Instagram, dei live di mezz'ora, dei nostri docenti, su temi di attualità. Così anche qua, i nostri studenti possono seguirci sempre e commentare in diretta quello che sta succedendo, ritrovando il contatto con i docenti. Proprio questo è stato importante per noi, per i social network. Il valore aggiunto è stato proprio questo, quello di ricreare la comunità che fisicamente si è sfaldata, non c'è stata in questo momento. I nostri studenti ci hanno invaso di foto della loro nuova vita, di studenti a distanza, ma la cosa più bella che hanno fatto, secondo me, è un video che vi mostro alla fine del mio intervento, che è stato realizzato dagli studenti, girato nelle loro case, noi abbiamo rimesso insieme, e che racconta un po' le ansie e le paure di questo momento, ma anche la volontà di tornare ad essere una comunità accademica. Ve lo mostro, vi saluto e spero di vederci presto. Ciao. Nessun preavviso, nessun campanello di allarme. Non era possibile prevedere la sua forza e neanche la sua persistenza. Il tempo inesorabilmente scorre. E appoggiate alle vetrate delle nostre finestre, o mentre magari fingiamo di essere catturati dalle immagini riprodotte nei nostri computer, riflettiamo. Silenziosamente andiamo alla ricerca di tante risposte. Vediamo scorrere davanti ai nostri occhi tutto quello che è stato. Mentre la nostra immaginazione cerca di prevedere quello che sarà. Riflettiamo e ci domandiamo se forse abbiamo dato troppa importanza alle cose inutili, a discapito di quelle essenziali. Ci interroghiamo su quante volte abbiamo finto interesse su aspetti della vita superflui. E su quante altre abbiamo perso l'occasione di concentrarci su quelle davvero importanti. Ammettiamo che troppe volte abbiamo sentito quando occorreva ascoltare. Riconosciamo di aver vissuto una vita senza godere della sua semplicità. Forse nelle nostre precedenti giornate abbiamo corso, quando camminare ci avrebbe permesso di assaporare ogni singolo dettaglio. Ed evitare così che ogni giorno sembrasse uguale a quello precedente. È vero, non possiamo portare le lancette indietro nel tempo, ma possiamo guardare al passato con la consapevolezza che nell'imminente futuro ci attende una nuova visione della nostra vita. Cambieranno molte cose. Forse cambieremo noi, ma resterà una grande certezza. Continueremo a credere in Unite. I nostri stati d'animo, le nostre ansie, le paure lasceranno spazio alla voglia di vivere consapevolmente. Alla voglia di trasformare dettagli in valide occasioni. Continueremo a fare le nostre pause. Magari davanti alla macchinetta del caffè, per i corridoi dell'Ateneo. E ci soffermeremo di più ad ascoltare i dubbi e le perplessità dell'altro. Continueremo a credere nel prossimo, ad incoraggiare il dialogo, gli scambi culturali. E sentiremo la necessità di promuovere il cambiamento, senza non per questo dimenticarci del passato. Anzi, continueremo a valorizzarlo, avendo rispetto di quello che è stato, ma soprattutto di quello che ci ha insegnato. Continueremo a promuovere una comunicazione che a passo con la tecnologia ci permetta di raccontare i nostri sentimenti, l'originalità delle nostre idee. Guarderemo a domani con la consapevolezza che insieme possiamo raggiungere nuovi traguardi. Rivolgeremo il nostro sguardo all'insolito per alimentare la nostra curiosità. Avendo cura di studiare e comprendere tutto ciò che è sconosciuto. La ripresa sarà una nuova fonte di energia, rinnovabile ed inesauribile. Torneremo al bar dell'Ateneo. Ripopoleremo i nostri corridoi, ci rivedremo a lezione. La nostra vita universitaria si prepara a ripartire. Torneremo a sfoggiare con orgoglio il nostro simbolo. Torneremo in biblioteca per dare seguito al nostro percorso di vita. E noi siamo pronti.
sarà un nuovo inizio e noi ce la faremo. Perché noi siamo unite. Noi siamo unite. Noi siamo unite. Noi siamo unite.